Mettiamo subito in chiaro le cose, non sarà una Nuzlocke, ok? Come avete letto nel titolo c'è scritto Pokémon Platino Extreme, e ma cos'è essenzialmente Pokémon Platino Extreme? Sarà una Nuzlocke? Come ho detto, no, assolutamente no, il web per ora ne è saturo, quindi aspettiamo un po' prima di farne altre. Sarà una randomizer? In parte sarà randomizer, ma allora per cosa sta Extreme? Mettiamo tutte quante le carte in tavola. Sarà un Extreme Half Randomizer Lockdown. Cosa vuol dire tutto quanto questo pappume che ho detto? Vuol dire che, prima di tutto, Extreme, ovvero gli allenatori, sono molto più forti, sono 50% più forti di quello che sono normalmente. Per esempio, un Pokémon degli allenatori, che normalmente starebbe a livello 50, lo troviamo a livello 75. Quindi sarà la metà più forte rispetto a quello che normalmente dovrebbe essere. E dire che mi ci sono messo io in questa situazione. Half Randomizer, cosa vuol dire? Vuol dire che gli allenatori hanno Pokémon randomizzati. Pam 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 para pam 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 para ta 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 ta. Mentre quelli che io prendo come starter e quelli nell'erba no, rimangono invariati. Questo perché volevo un feeling più naturale a Pokémon Platino, però volevo comunque sì affrontare gli allenatori un pochino più forti con Pokémon che normalmente non avrebbero. Lockdown invece sta per sfiga, semplicemente sfiga. Praticamente cosa vuol dire? Vuol dire che gli strumenti che trovo per terra più difficilmente sono oggetti che possono tornarmi utili. Sono più facilmente bacche e lettere. Lockdown lo possiamo sperimentare fin dai primi minuti di gioco, infatti ho trovato a sabbia fine una bacca invece che antiloto. Bacca Parmen. Le MT le ho messe randomizzate, tranne le MN, che comunque sia sono cose che ti danno appunto i personaggi non giocabili nel gioco. Aspetta, aspetta. Lui dice ritorno perché è il gioco che gli fa dire ritorno. Ferrartigli! Ah, però! Inoltre è più facile che gli allenatori abbiano leggendari e Pokémon con magi difesa, ma quello solo nel caso di Sheninja. Quindi, difficoltà più elevata in tutti i sensi. L'unica cosa che non cambia sono i Pokémon che trovo selvatici. Questo era il primo episodio di Platino Extreme Half Randomizer Lockdown. Non la chiamerò così, ovviamente. Ovviamente gli episodi saranno anche un pochino più lunghi, intorno ai 15-20 minuti. Cercherò di fare una palestra ogni due episodi almeno, ci provo, perché vorrei sì mostrarvi le lotte, vorrei farvi vedere quello che hanno gli allenatori, ma vorrei anche che fosse una serie di massimo 20 episodi, non vorrei protrarla all'infinito. E sarà anche più difficile. Sarà anche difficile portarla nel post-game, perché per accedere al post-game devi essenzialmente vedere tutti quanti i Pokémon di Sinnoh. E gli allenatori e i capi palestra normalmente servirebbero a farti vedere tutti i Pokémon di Sinnoh. Il problema è che sono randomizzati. Quindi potrebbe anche accadere che io non veda tutti quanti i Pokémon di Sinnoh tra selvatici e allenatori. Quindi vediamo come va. Se riesco ad arrivare nel post-game faccio anche quello, se no ci fermiamo dopo la Lega e tanti cari saluti. Vediamo come si svolgerà la serie, non lo so neanche io come andrà a finire. Comunque sia, io spero che possa piacervi questa serie, spero che la seguiate. È tanto che volevo riportare un Pokémon sul canale dopo aver portato appunto la Super Cat di Let's Go Eevee e Pikachu, quindi insomma ci terrei particolarmente che venisse seguita la serie. Ad ogni modo, per questo video è tutto, e come sempre vi ringrazio, e ci vediamo domani con l'inizio di Platino Extreme. Bye bye!